È morto Raffaele Cutolo. Raffaele Cutolo era uno dei capi della Camorra a Napoli. È morto in carcere dopo circa 60 anni di detenzione. Cutolo aveva un po' meno di 80 anni. Una ventina d'anni li ha passati in libertà, gli altri 60 in cella. Stava molto male. C'erano delle perizie che dicevano che stava molto male. Da più di un anno i suoi avvocati chiedevano di avere i domiciliari. Anche il nostro giornale ha scritto diversi articoli chiedendo che si rispettassero le regole della civiltà e si dessero i domiciliari a Cutolo, perché non è più pericoloso, perché ha passato 60 anni in prigione, perché è malato, perché ha i diritti umani come tutti gli altri esseri umani, ma hanno risposto di no. La magistratura ha risposto di no, ha detto che la perizia non era sufficiente, che in fondo non stava poi così male, che non c'era motivo per liberarlo e addirittura che era pericoloso. Cutolo è stato il capo di un gruppo camorristico del tutto annientato, disperso, in gran parte addirittura morto per motivi di età, non c'è più nessuno dei suoi uomini in giro e da 60 anni non può più comandare. Hanno detto di no, lo volevano far morire in carcere ed è morto in carcere. È stata rispettata l'idea che la legge è vendetta, che la giustizia è vendetta, come secoli fa, che la giustizia è revanche, che la giustizia è contrappasso, è punizione, è ferocia. E questo principio è stato affermato e credo che oggi molti siano soddisfatti, come sono stati soddisfatti di vedere morire altri capi mafia nel loro letto, malatissimi, molti avevano ormai perso ogni capacità intellettiva, Cutolo in gran parte anche lui aveva perso le capacità di pensare e di comunicare. Ieri, ancora ieri, la direzione antimafia ha chiesto che non solo non venga attenuato il 41 bis è quell'articolo del regolamento carcerario che prevede il carcere duro, cioè prevede una condizione del tutto anticostituzionale, contraria a ogni principio del diritto e anche alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1947. Non solo ha chiesto che venga confermato, ma ha inasprito il 41 bis. Ha detto che è l'unico modo per tagliare i legami fra i condannati e l'organizzazione alla quale appartengono. Beh, noi abbiamo un suggerimento, c'è un modo più sicuro. Fucilateli, fucilateli. Se è quello il principio, che bisogna trovare il modo più efficiente per tagliare i legami fra il condannato e l'organizzazione e non conta nient'altro e la civiltà è un orpello, fucilateli, abbiate il coraggio di fare questo.